Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao Vitamina. Oggi sì, di nuovo insieme. Cioè, a che non vi rompa, che vi rompo poi tutte insieme. Beh, io sono così. Oggi sono andata alla Lidl, ho comprato qualcosa, però vabbè, non vi faccio vedere proprio tutto il video di tutto quello che ho comprato, perché tanto... Però non mi va. Vi faccio vedere solo di alcune cose, soprattutto di due cose che sono curiosa di straprovare. Tra l'altro c'ho anche il catalogo nuovo. Bene. Ci sono delle belle, ma belle cose. Questo è quello che inizia il 5 di settembre e termina l'11. Ci sono delle cose troppo carine. Vabbè, poi lo vediamo. Non lo so se lo vediamo o non lo vediamo. Non lo so, ma no. E vabbè, di cibo, beh, ho preso questo pesto che mi incuriosiva. Pesto alla calabrese. Vediamo cosa c'è all'interno. Ah, pesto piccante al peperone. Wow, adoro il peperone, adoro il piccante, quindi perfetto. Non lo so, non ho mai provato questo. Allora, quello classico, sì, è buono, di questa marca, del Lidl. È buono. Questo però non l'ho mai provato. Lo proveremo, non oggi, però in questi giorni lo proveremo. Perché sono super curiosa. E vi dirò, vediamo in uno short. Vediamo. Mi piace, voglio provarlo molto velocemente. Invece adesso vi faccio vedere qualcosa di detersivi o barra igiene personale. Allora, mi sono presa gli spazzolini della Dentalux che sono senza spazzolino, cioè sì, ce l'ho, ma aspetto io sempre il ricambio per poterlo buttare. Ho preso questo, setole medie, mi sembrano anche morbide. Speriamo, classico. Io ero andata lì anche per cercare quei spazzolini piccoli. Sono quei spazzolini piccoli che una volta vi ho fatto vedere che servono per andare a pulire le fessure dei denti. Fessure? Vabbè, io le chiamo fessure, però sono gli spazi tra un dente e l'altro che magari si incastrano nel cibo e dà fastidio, cioè non posso vedere. Magari con questi spazzolini che erano al mentolo andavano proprio a pulire bene, quindi rimanevano comunque le fessure pulite. Però non li ho trovati, c'era solo il filo interdentale. Io non l'ho mai provato, ma non mi ispira perché essendo che io ho nel gengive delicato, paura che pam, mi esce un sacco di sangue e non mi va. Quindi ho preso gli spazzolini. Poi mi sono voluta prendere i dischetti in cotone, quelli maxi, quindi quelli grandi, che sono molto meglio. Secondo me, con uno di questo tu fai tutto il viso oppure tutti e due occhi. Insomma, riesci a pulire bene gli occhi con questo. Ne hanno 70. Se non sbaglio, cosa c'era? Erano 89, sì, 89 centesimi. Rimuovono a fondo il trucco senza lasciare pelucchi. Sì, questo è vero perché quelli normali anche non hanno questo problema. Poi mi incuriosiva che c'erano degli shampoo antiforfora, se non sbaglio, a 99. E ho preso questo di Shein. Vabbè, io sì, ho la forfora, però da quando ho utilizzato quello di Roche mi ha aiutato tanto. Siccome li ho quelli due che li tengo da parte perché li devo vendere. Quindi, e poi mi incuriosiva questo perché ero super curiosa. C'era tre profumazioni: classico, mela verde e limone. Io prima che ho odorato ho detto proviamo limone. Mi è piaciuto e l'ho preso. Sembra comunque che è una bella profumazione. Vediamo un po' che dice. Io per ora sto usando quello anticaduta di Roche. Bello, questo rossetto è una meraviglia, proprio si impiccicano le labbra. Allora, shampoo antiforfora profumo di limone, ideale per il cuoio capelluto secco, che è pigioso e tendente alla forfora. Anzi, adesso, diciamo, da quant'è che utilizzo anche lo shampoo di Roche, ho avuto meno prurito ai capelli, che per me è una cosa essenziale. Niente, ero curiosa di provarlo, quindi lo testerò e vi dirò. Questo ha 300 ml di prodotto. Va bene. Io cercavo, se non sbaglio, quelli della... Ah no, era in un'altra parte e c'erano quelli Vidal a 1 euro, ma non li ho trovati. Ma la bomba è questa.
Che è tipo simile secondo me alla fruttisi, non lo so, c'era la papaya, quindi c'è la papaya e la banana. Io adoro troppo la banana, quindi sapete, mi piace proprio l'odore, anche dei bagnoschiuma, crema mani, saponi per le mani, shampoo, tutto. Se non sbaglio di questa linea c'è anche lo shampoo, non l'ho visto, però quella alla papaya fa un bel profumo. Infatti ero indecisa, siccome costava 1,99 euro, lo prende tutti e due, però ho detto no. Proviamone per un momento uno. Pertanto l'oro. Infatti sembra simile a quella di Fruittize, perché dietro c'è scritto Eye Fruit, maschera per capelli 3 in 1 a profumo di banana by Chien per capelli nutriti e luminosi. Come balsamo dopo lo shampoo, come trattamento intensivo o come siero per punte secche senza risciacquo. Interessante. No, non lo proverò ora, però dopo sì, dai. Adesso lo proviamo. Quindi maschera alla banana per capelli secchi con olive vegetali, tollerabilità cutanea dermatologicamente testata, vegan, 98% di origine naturale, acqua compresa. Ma va, non lo sapevo che l'acqua era naturale. Comunque, vabbè, su questo dovrei guardare gli ingredienti. Allora, io l'ho aperta però a casa, ovviamente. Io mi sono lì, diciamo, come si dice, fermata solamente a odorarla così e avevo un buon profumo. Però l'altra era meglio. Quella alla papaya aveva più profumazione. Siccome io adoro assai questa profumazione, ho preso questa. Boh, si presenta così. Non lo so, utilizziamo, però secondo me bisogna utilizzare. Ha una bella consistenza. Secondo me bisogna utilizzarla quando uno fa lo shampoo. Vabbè, io l'ho fatto stamattina lo shampoo. Intendo dire a capelli bagnati, questo sento dire non a capelli asciutti. Però vabbè, proviamolo lo stesso perché tanto il capello è pulito. Vabbè, così lì per lì non vi so dire, però sembrano morbidi. Vabbè che avevo messo il siero, quindi... Bella, la profumazione assomiglia a quella della Garnier, però questa è più profumatosa. Vabbè, era solo una cosa per provare, eh? Non è... Quindi secondo me la proverò come maschera normale, oppure come trattamento intensivo. Insomma, come balsamo, vabbè, la potete lasciare 2 minuti in posa, come maschera 5, appunto come trattamento intensivo, ecco. Mentre come siero per punte senza risciacquo, così. Vabbè, anche su capelli asciutti, però su capelli bagnati magari il capello può anche risultare più morbido, più districato. Io l'ho provata così con voi perché ho il capello comunque pulito per provarla con voi. Però il risultato sembra un capello morbido, profumatoso, perché è veramente profumatoso. Però secondo me a capelli umidi farà un altro effetto. Poi ho preso vabbè, dei prodotti per il bagno, come il pulito brillante, il detergente anticalcare, che questo adoro proprio nei sanitari, nel bordo del WC, o proprio dove vedo grascia. Metto lì, lo lascio agire e veramente pulisce bene. Bella profumazione di fresco, di pulito, mi piace troppo. Quello avete mai provato? Ditemi. Poi questo non può mancare, raga, adoro tantissimo. Questo è pulito, è lo spray candeggina. Spray candeggina 3 in 1, smacchia, sgrassa e sbianca. Utile anche nelle macchie, quindi nei capi bianchi che magari dice voglio andare a mettere quella spray. È ottima, poi pulisce anche le fughe bene, poi è ottima anche per i piani da cucina, dove insomma una cucina quindi vuole disinfettare, ottimo. E poi ho preso questo che mi incuriosiva, non so se voi l'avete mai preso, mi è costato se non sbaglio 99, detergente multiuso deodorante teiformo disinfettante, al bergamotto disinfettante multiuso, che pure questo se lo può mettere anche nello spray. Può fare un detergente spray. È bello, ha una bella profumazione. Bella, bella veramente. Non vedo l'ora di provarlo perché mi incuriosisce. Poi 99 centesimi, insomma, per un litro e mezzo, va.
da provare. Quindi questi sono tutti gli acquisti di Lidl. Vabbè, quelli diciamo che mi piaceva un po' farvi vedere. E niente, vabbè. Nel volantino invece successivo, sembra che ci sono delle cose troppo belle. Vediamo. Allora, questo è il volantino che vi dicevo, parte dal 5 di settembre e termina l'11 settembre. Ci sono tipo questi che sono molto interessanti, i mix di frutta guscio. Vabbè, questo non ne parliamo, ma c'è, costa un botto. Tutto rovagnati da male. I tonni, tipo 12 tonni, 9,29 euro. I succhi, vabbè, i succhi tanto per tipo la mattina magari, perché comunque già lo sappiamo, i succhi sono tipo calorie vuote, quindi. Poi mi incuriosisce anche riso sul riso, i biscotti al riso, cioccolato e scorze d'arancia. Certo, la scorza d'arancia a me non piace molto. Questi, mamma mia. Poi questa buona anche come offerta, 7 ammorbidenti, se ciao magari. 4 ammorbidenti felce azzurra. Questi sono ottimi, li ho provati, li avevo presi anche una volta. Poi c'è il vicinetto 2, 2,29 euro, gel disincrostante, pensavo che conteneva candeggina. Poi c'è l'omino bianco, questo è buono, 49 lavaggi più 3, vabbè, 50, 52, sì. 2,99 euro, 2 litri, è buono, non penso che è quello grande, sembra quello piccolo, sono tutti e due belli, però questo al muschio bianco è stupendo. Poi vabbè, abbiamo qua la frutta, vabbè, a parte il mix orientale, niente di interessante. Poi qua mi incuriosisce questa che è l'insalata pronta che c'ha mais, tonno e olive, vabbè la posso preparare pure io, però se è pronta. Poi le gallette 55, quelle di mais, che mi piacciono troppo quelle di mais. Le barrette 99, queste sono belle, queste sono, ce ne, ah sì, quelle 4. Queste una volta le ho provate e mi piacciono troppo perché hanno tutti i frutti, hanno tutta la frutta secca, poi c'è la Coca-Cola zero, 1,29 euro, vabbè, quello ogni tanto si può fare. Sì, mi piace troppo. Le treccine, buone. Ah, questi li adoro, i pan cioccolato che sono tipo come i pangoccioli, no? Buonissimi. Sì, queste ve le straconsiglio tantissimo. Se non sbaglio io ho preso una volta questi. Sì, ho questi, uno dei due. Sì, questo è il cioccolato perché a me piacciono il cioccolato. Ma proprio ricche di frutta. Frutta secca proprio spettacolare. Poi abbiamo birra. 6, ah, quelle piccole, 1,99 euro. Questo è pure buono, il chili. 2,99. Poi invece per chi ha Lidl Plus, che è l'applicazione che è veramente spettacolare perché quando ci sono tipo questi sconti conviene. Vabbè, il deodorante questo Nivea lo troviamo sempre a 2 euro in giro. Poi ci sono i cuori di carciofi, non sono male, raga. Quindi questa applicazione veramente conviene. Poi abbiamo sapore dal mondo Alpea Fest. Quindi questa settimana c'è questo. Cosa c'è che incuriosisce? A me niente. No, niente. Veniamo qua. Birra 79. Forse i salamini, ma sono affumicati e non mi piacciono. Il gelato variegato sembra curioso. Le palle di Mozart. Sembrano anche curiose come prodotto. Yogurt goloso, io adoro yogurt, che dice gusto pera, fiori di sambuca e lime, lampone e vaniglia, cioè praticamente forse gusto pera ce la prende. Torta Sacher gelato, sì, e poi fa pena. E poi sa, ciao. Poi vediamo qua, ah, questi li hanno messi sconto 1,25 euro, queste 1,29 euro. Selezione di biscotti 2,49 euro, i succhi Ace 1,11 euro, mini pizza, crocchette di patate a forma di lettera per i bambini, infatti back to school. vabbè, cose carine.
Vediamo se ci sono le salviette. Salviette, detergenti. Ah, 1,29 euro quanto? Oh, non c'è scritto. Ah, 60 pezzi. Cioè, non so niente. 1,29 euro. Poi abbiamo il Moissier Cuisine, che è questo bello, bellissimo. È un robot da cucina multifunzione. Wi-Fi, cioè praticamente cuoce a vapore. Serve per cuocere, sminuzzare, pesare, emulsionare, mescolare, impastare, ridurre in purea, frullare, rosolare. Cioè, è praticamente stupendo. Forse però è elettrico, giusto? Sicuramente, comunque è bellissimo. Poi c'è quello per i bambini, mi chiama quello per gli adulti, questo è 449, ma c'è un mostro. Poi ci sono gli altri accessori, accessori come la piastra elettrica, la piastra per i waffle. A me proprio i waffle non mi piacciono, non c'è niente da fare, però per waffle, però dice waffle raberga con motivi o donut. Vabbè, c'è da fare. Preparato anche per le ciambelle. Poi c'è il tritacarne multifunzione, la mini friggitrice 34,99, che ha litri, 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 850 watt e litri, 1,5 litri. Poi abbiamo microonde con grill, funzione grill, Sharp, 99 euro. Vabbè, non male, perché tanto i prezzi sono questi, anzi 99 euro è veramente un buon prezzo. Poi abbiamo il cuociriso, vaporiera a piatto menù per microonde, 6,99 euro. Poi abbiamo la pirofila, 1-2 pezzi, 7,99 euro. Il mini freezer da 31 litri, 119 euro. Bee cheese, per preparare ogni tipo di latte o bevanda vegetale, 45 euro. Poi abbiamo, beh, questo è carino, il carrello da cucina, cioè carinissimo per mettere, che ne so, spezie oppure olio, aceto. Qua tipo magari le spezie, tipo cose minute, no? Poi trovate per esempio uno spazio bello e lo mettete lì. Ma anche i detersivi, che ne so, sotto, cose del genere. 34,99, ovviamente se non mette cibo non mette i detersivi. Poi abbiamo la padella 24 cm 12,99, le cannucce riutilizzabili 5 pezzi o 7 pezzi 2,99, i mestoli, gli utensili da cucina 1,99, poi abbiamo il secchio, cesto, tagliere, questi pieghevoli che sono troppo carini, 9,99, la bilancia digitale che hanno accattato, vuoi dire un bui di allo, hanno fatto tutta una mannizia perché poi non prendono più, non funziona, non so cosa gli succeda. 8,99, quindi ci ho rinunciato al momento. Poi, pollice verde, ci sono un sacco di piante, piante verdi bellissime, ciclamini, mi piacciono anche, belli, 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 ci sono tanti, tanti. Anche il terriccio, poi ci sono cose per uomo, vabbè, anche per donne, perché ci sono comunque le donne che li usano, per me vanno sempre lì, come categoria. Vabbè, abbiamo la mini aspirapolvere, molto carina, ma sicuramente non molto potente. Prodotti per la manutenzione dell'auto, come per esempio protezione anticorrosione per i freni, ripara e protegge cerchioni in acciaio, resistente a benzina, sostanze chimiche, agenti atmosferici, antigraffo e antiurto, 4,99. Poi ci sono queste che sono pure carine, che sono gli accessori per la pulizia auto, piumino, la spugna, la spazzola con manico lungo, la spazzola per i vetri, quella per un po' spolverare anche, diciamo, il cruscotto, insomma, da qualche parte. Panni in microfibra che servono sempre. Poi cosa abbiamo? Portoggetti per bagagliaio o tappeto antiscivolo, fattura sporco, 4,99. Poi abbiamo il coprisedili per auto, 4,99. Questi 14 pezzi, 17,99 euro. I tappetini per auto, 4 pezzi, 11,99 euro, che quelli non mancano mai. Cioè, che è proprio da cambiare sempre, per dire. Vabbè, che sono magari rovinati. Set supporto per smartphone, per il cellulare. Questo è un aggeggio molto, aggeggio, accessorio, molto utile. Poi cose per la scuola che mi piacciono troppo, l'agenda diario 5,99, le gomme per cancellare 1,29 euro, 5 pezzi, articoli da cancelleria Bic a partire da 2, no, a 2,49 proprio,
questi articoli da cancelleria 3,99, articoli da cancelleria PayPal, il blocco carta con cartoncini da 49, i quaderni, le penne gialle che amo, amo troppo. Poi c'è la linea Tom e Jerry per bimba e bimbo, sono troppo carine, sia la canottiera con gli slip, troppo carini. Poi invece abbiamo tutto per mamma e bimbo, quindi leggings premamam 6,99, il termometro multifunzione, pigiamino intero troppo dolce, le culotte 3 pezzi 7,99, maglia premamam 4,99, giochini, libri e bla bla bla, per bimbi, macchina Hot Wheels 1,49 euro, giochi. Non finiscono mai. E poi invece super weekend, quindi da venerdì, peschenosi 1,29 euro un chilo, yes, hamburger di bovino 1,59 euro, sugo e frutti di mare, salame, scamorza affumicata, queste mi interessano tanto, le mandorle californiane, ma a me è proprio la frutta secca che piace troppo, candeggina 1,19 euro, quale? Quella da 2,5 litri, vabbè, se può fa. Frullatore di immersione 3 in 1, 19,99, questo ce l'ho io, è bellissima, ce l'ho fucsia. Solo che questo coso mi si è rotto, vabbè, però gli altri due vanno benissimo. Pietra rifrattata per pizza, questa ve la consiglio, raga, da mettere diciamo nel forno, vi fa una pizza spettacolare. Infatti l'accumulo termico, non lo so se... Ah sì, per forno e grill, 6,99. O quadrato o rotonda, dipende le misure del vostro forno. E poi c'è la lampada LED da tavola molto carina, 7,99. E questo è tutto il catalogo dei giorni successivi, che ci sono delle cose molto molto carine. Va bene, dopo aver visto il catalogo di Lidl, molto carino, perché mi piace pure vedere un po' i cataloghi volantini, vi saluto e a un prossimo video. Ciao.